life. Life is a disease. A millennium ago, a supreme necromancer was on the verge of conquering the world. But you know what they say about best laid plans. Inevitably, heroes shall emerge. So, I was made dead. Again. But what does death really mean for somebody who has mastered it, Boredom. An eternity to ponder my errors, and how close I came to victory. I am a mortal. But when this world ends, even I will know oblivion. And so, I ask myself, will I be given another chance to rise before it happens? Another chance to fulfill my ambition? Ah, it seems that fate has smiled after all. Eccoci qua ragazzi, benvenuti, sono Metti Mars e siamo qua finalmente a questo bellissimo gioco. Ovviamente questa è una demo, siamo su Hiratus Lord of the Dead. Questa è una demo giocabile, l'alfa. Quindi ragazzi, diciamo che poi quando uscirà il gioco, non so se uscirà in versione in accesso anticipato oppure completo, già fatto e finito, ma sicuramente sarà un pochino diverso, però come prima infognatura per vedere com'è il gioco, va benissimo. Quindi noi andiamo a fare new game, l'ho già provicchiato, perché è molto curioso. Questa scritta brutta se ne va? No, mi pare no. Eccoci qua. Allora, questo è un gioco basato, o diciamo, non voglio dire copiato, però comunque riprende, ecco, diciamo, riprende un po' il Darkest Dungeon, se vi ricordate. È un gioco anche che sto portando in live, anzi vi ricordo che io tutti i giorni dalle 5 e mezzo, 6 fino alle 8, 8 e mezzo io sono in live sia su YouTube che su Twitch, e è capitato di portare, sto portando anche ultimamente Darkest Dungeon perché c'era l'offerta su Steam con tutti i DCL a 20 euro e l'ho preso, e diciamo che questo ne assomiglia molto, è un parente, diciamo, vicino, e diciamo che è molto molto carino. Però questa è una versione, ho visto, cioè diciamo è simile ma è differente, perché noi non useremo i buoni. Io pensavo che questo fossero zombie, e invece questi sono umani e brutti, però sono umani. Quindi noi saremo praticamente i cattivi, tra virgolette, saremo i demoni contro gli umani, quindi l'incontrare di Darkest Dungeon, che a me va bene, cioè non è che... Allora, lui e noi abbiamo il vantaggio dell'attacco psichico, cosa che loro non hanno. Infatti noi, vedete questa barra qui grigia, la psiche del personaggio, cosa che noi avevamo in Darkest Dungeon con gli umani, mentre noi siamo cattivi, noi non abbiamo il... nel danneggiamento psichico non riceviamo danno psichico, e loro, notate che hanno un'altra cosa figa, il panico, che poi farò vedere, mentre noi non ce l'abbiamo, cioè noi se moriamo ce ne frega proprio niente perché siamo cattivi. Poi io sinceramente, fossi cattivo, insomma, mi dispiacerebbe anche morire, cioè voglio dire, anche se fossi cattivo un pochino mi dispiacerebbe, forse perché non sono poi così cattivo, forse perché per morire in fiscale se bisogna essere i cattivi dei cattivi, non lo so. Comunque andiamo a giocare. Allora, noi abbiamo per il momento solamente questa qui sbloccata, attacco semplice praticamente, e infatti qui dice che noi possiamo fare attacco psichico, magico o di stress. Riduce il vigore e i punti vita, e influisce anche sulla sanità del bersaglio. Quando diciamo
riuscendo praticamente dallo stress o la psiche dell'avversario, lui attaccherà praticamente i suoi stessi compagni. Aiuto. Allora, vediamo questo. Smoke shot, colpisce tutti e quattro i bersagli. Ora ce ne sono solo due. Bomba fumogena che li debuffa. Che ok, qui ti dice le varie cose, dice parla dell'insanità. Ok. Poi, ok. Allora l'ha debuffato, meno 10 di accuratezza. Quindi la bombetta è un debuff generale. Questo ne colpisce due. È un attacco psichico anche questo. No, ne colpisce uno solo, però ha levato abbastanza. Lui è debuffato e mi manca. Non so se per il meno 10 di accuratezza vorrebbe essere. Poi questo dovrebbe attaccare tutte e quattro, credo. E va avanti di 1. 24 di danno. Vediamo un po'. Ah, sull'insanità. Guardate quanto cavolo gli è scesa la sanità mentale. Cioè adesso ha il 50% di attaccare l'alleato. Ganzo, questa cosa che è molto ganza. Questo dovrebbe essere su di lui. Ok, si buff. Dai, praticamente il prossimo attacco faccio più danno e l'ho attaccato. Che gran figata, ragazzi. Perché in panico. Cioè, praticamente è il contrario di Darkest Dungeon. Questo è un altro attacco psichico. Proviamo a farlo. No, non ce l'hanno, quindi non mi conviene più. Non hanno più psiche i poveri barboni qua. E qui vediamo un po' questo. La litosi. Vabbè, l'ha buttato nel panico. Si stanno massacrando tra di loro. E vedete che lui è particolarmente ferito e c'ha anche tutto il sangue addosso, carino. Cosa che in Darkest non c'era. Questo cosa fa? Dovrebbe attaccare tutti, non attacca nessuno. Ah, fa il doppio attacco. Carino. Questo c'ha 3 grammi di salute, ancora vive. Quindi debuffo. Ok. Bellino anche come muoiono, che svaniscono tipo vampiri, ma secondo me non sono umani questi. Ma poi c'hanno gli occhi bianchi. Ah, questo si è arreso. Ah, si possono anche arrendere, che non mi usava la cosa, non lo sapevo. Qui praticamente prendiamo il loot, abbiamo un blood, un sangue, un cuore. Un Bride of Iratus, che non so che cos'è, un'anima dei mortacci sua, un'arma e questo che cos'è? Robaccia? Robaccia e ossi, ok. E questo è il nostro loot. Qui dice che possiamo craftare minions tramite le parti di corpo e credo anche di armi a questo punto, eh. Ah, quelle parti di corpo proprio. Allora, praticamente noi abbiamo lottato delle parti di corpo, allora, proprio, specificatamente. Sì, vabbè, le ossa, il cuore, sì, va bene. Quindi, e adesso? Ah, ho capito, questo è praticamente il Minions. E qui si è tutto il materiale, ovviamente ce l'ho perché essendo il tutorial. Magari me lo dà anche di proposito. Andiamo un po'. Abbiamo messo l'armatura. Le armatura, armi, cosa? Armi, ossa. Fiaschettina di sangue, quella però leggera, frizzantino, che è buono. E cuore. E crafta. Oh, adesso ce l'abbiamo. Minions. Questa è più che Minions, è proprio la creatura proprio fatta e finita. E infatti qua ti spiega. Ok, possiamo continuare nella mappa. Abbiamo la mappa, quindi non è più a stanze come quell'altro, Darkest Dungeon. Adesso proviamo lei. Con questo lei dovrebbe prendere più 40 di accuratezza. Lo può fare sia lui, credo anche a se stessa. E la faccio a se stessa, da Lubecio. Questo si è già innamorato. No.
Abbiamo due, non so cosa sono questi. Sono conscritti e la guardia, no, veramente ve l'ho fatto. Allora dice che praticamente blocca, lui blocca automaticamente l'attacco singolo psichico. Ok, e dice che lui difende praticamente, un difensore. Lei difende, cioè ognuno praticamente ha caratteristiche diverse. Lui assorbe gli attacchi singoli magici e lui assorbe anche i colpi volendo, però no, mi sa che solo il primo, vediamo un po', o solo quelli singoli. Allora, questo tutte e tre. No, ok, solo uno, però è andato nel panico direttamente, che è buono. Lui adesso difende. Ok, questa è bellina perché è il cannone di fuoco, è molto molto bellino perché leva pochissimo, però vedete che gli dà danno 5-7 per turno da danno da fuoco, e però vediamo quanti turni dura questa cosa qui. E lei con questo fuoco della mare, praticamente sparandogli, dato che lui è già praticamente già danno da fuoco, dovrebbe fargli più danno. Che ha fatto un critico da 6, però gli dovrebbe aumentare 13-16 il danno da fuoco. Quindi adesso si becca un bel po' per turno. Poi questo dà vigore agli scheletri e più 10 di danno a tutti o uno solo? A tutte e due, credo. Eh sì, invece le acchiappate piene, va bene. Allora, altro danno, io lo vorrei fare su di lui, il danno psichico. Ok. Ok, questa attacca tutti i nemici. Vediamo un po'. Io riproverei con questo. 8. Quanto c'è adesso? 21-25, aumentata ancora. Poi facciamo con lui, io non so se morirà al prossimo turno. 29, no, 29, niente. Blocca. Allora io abbasso ancora. Ma con questo il prossimo attacco faccio più danni. Ok. Lui è morto. Vediamo un po' questo. Questo dovrebbe fare dello stress, danno da stress. Quindi si potrebbe fare a lui che già è morto direttamente perché aveva la psiche bassa. E lui sta andando in panico. E proverei questo, no. Questo cosa dà? Andiamo un po', sto provando un po'. Danno psichico ancora e si è arreso perché era rimasto da solo. Danno psichico praticamente era al massimo e si è arreso. Abbiamo ricevuto un cuore nero addirittura, questo Dust, e possiamo craftare il Dark Knight. Quindi questo è il Minions. Ok, quindi dice che noi volendo possiamo fare un altro Minions, però bisogna vedere se abbiamo. Ah no, il cuore nero gli va a lui. Cosa dà? Dà più 30 di vigore. E se combatte in quarta posizione dà più 4 d'attacco. Quindi ricordatelo, anche la posizione qua cambia. Dove sei? Vi sta in ultima, ok, va bene. Allora, da un primo. Ah, qui è anche la tavola magica e alchemica. Da noi possiamo scegliere se andare verso
sezione tattica, magica o alchemica. Direi che andrei verso quella magica perché solitamente uso sempre quella. Qui dice che dovrei fare 5 danni di stress. Siccome lo stress mi è sembrato abbastanza forte, questo non possiamo. Mi sono chiuso anche questo. Va, proviamo questi due. Ok, 0 punti. Quindi, per ora abbiamo visto, possiamo costruire noi i nostri minions, li creiamo, che è una cosa figa, e non c'è un arruolamento, diciamo, e praticamente i nemici hanno sia i punti vita che il panico. Secondo me qui bisognerà basare il gioco sul panico, più che altro, perché se scende il panico va, ci sono varie combinazioni che possiamo sfruttare. Noi andiamo avanti. Ok. La battaglia. Allora qui abbiamo il minatore, ma stavo leggendo, il minatore, il conscritto, il circonciso, il costretto e la guardia. Allora io. Questo dovrebbe essere. Ok, è già andato in panico. Gli ha levato tutto, gli ha levato. Questo 40 di accuratezza. Niente, forse è lei. Ok, sì, è quello di prima. Questo ci liscia. Questo meno, ma non gli fa niente. Come vedete, noi adesso nelle magie abbiamo questo, il Sorrow, che praticamente leva 5 di stress e abbiamo 100 punti di mana, quindi abbiamo anche il mana, abbiamo l'abilità dei personaggi, abbiamo pure il mana. Io proverei a farlo così su di lui. 5 è veramente pochino, però possiamo farlo una volta per turno. E questo danno a tutti. Allora, sembrerebbe che finché non gli fai un danno psichico, loro hanno un'alta resistenza ai danni normali. Sta bloccando, non fai parecchio. Bisogna vedere se noi questa abilità qui, queste skill qui, noi le possiamo aumentare, perché sarebbe buono. Questo comunque, cioè, danno da stress e danno psichico. Allora, io vorrei farlo a lui, non posso. Sì. Ah, a tutti e tre. Però il danno psichico gli è andato sugli HP. Aio. Buono. Vediamo un po'. Questo è per il prossimo danno. Questo gli attacca tutti la pistolettata. Questo non me lo apre perché è in fondo molto probabilmente. Become part of the È morto, breathless pensavo fosse tide. globale. Ok, loro hanno subito anche un danno psico un'altra volta. Questo è stress. Quindi lui adesso è a zero. Quindi quello basso è lo stress che però va in combinazione con la psiche del personaggio naturalmente. Quindi adesso ne possiamo testare tranquillamente, sì. E guarda con che è rimasto però. Vicino però, eh. Stress. Debuffato. E lui molto probabilmente si arrenderà, no? Perché sta a me. Ok. Comunque lo scheletro rimasta in ultima posizione.
E niente ragazzi, a me a prima vista piace abbastanza, poi vedo che comunque ci sono abbastanza combinazioni. E vedremo un po'. Io penso di comprare questo gioco, poi ho anche contatto gli sviluppatori, me lo regalassero, tanto meglio, ma non è che ci credo tanto. Ok ragazzi, spero vi piaccia. Fatemi anche sapere nei commenti se vi è piaciuto, se volete vedere magari un secondo episodio della demo oppure vi basta così. E ci vediamo alla prossima. Ciao tutti belli!